Voi non ne avete idea di che cosa sia questo. Raga, cioè, vi giuro, sta cosa è fighissima. Ok. Ce l'abbiamo. Raga, cioè, guarda che stile. Broma, chi è la tua trap star preferita? Ma chi è la tua trap star preferita? Ma questa voi non l'avete vista, raga. Non sono a casa, ma guardate qui che cos'ho. Allora, raga, Hermes, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton, questa è la mia preferita tra l'altro. Allora, fermi tutti, devo fare una premessa. Anche questo cappellino credo che sia di marca, di qualche marca. Raga, sono Sharm Shake e queste cinture sono tutte false. Non supporto il mercato del fake. In Italia è illegale, a Sharm Shake è legale. Indovinate quanto ho pagato una singola cintura, raga, comunque sono fuori di testa. Sono tipo 6 euro. 6. No. Allora, non c'è la scritta Louis Vuitton dietro. Esatto. Però, raga, se tu la vedi da davanti, come fai a dire che è fake? E non ho preso solo cinture. Un altro cappellino, non so di che cavolo di marca sia. Un cappellino da pescatore di Chanel. Questo è fighissimo, No, guys, è il mio. Però, scusami, quanto è questo cappellino? 10? Facciamo 8? Come la vedi? 8-2. Let's go! 16 euro per cappellini. Il portafoglio di Gucci. Fake pure questo, ovviamente. Anche se, raga, è fake ovviamente fatto decentemente. Più le pantofole di Louis Vuitton. Queste qui sono fatte davvero male. Perché, raga, cioè, sono andato un giorno in spiaggia e si è staccata la parte sotto. Ovviamente vi ripeto, non comprate fake. Il tutto è stato fatto per un video a scopo informativo e per capire un attimino come funziona il mercato. Ma torniamo in Italia. Raga, ve lo dico, questo è strano, Allora, voilà! Abbiamo con ordine un passamontagna, non chiedetemi perché c'è un passamontagna, non lo so. Ho una ghirlanda rosa completamente rubata, non mi ricordo a chi, ma completamente rubata. Il cappello, raga, vi ricordate il vecchio cappello dei video? Una curiosità, me l'ha regalato Aka ed è un cappello introvabile. È un cappello australiano fatto a mano. Gli voglio un bene incredibile a questo cappello. Poi abbiamo, ma proprio uno scatafascio di cappelli. Questo qui è un cappello che mi è costato un macello di soldi, tipo 150 euro, importato dall'Australia con 26 euro di dogana. Si può girare su e giù. Poi abbiamo tutti i classici cappelli che vendono in spiaggia. Mi sono arrivati un'infinità di pacchi. Pacchi. E ora li andiamo ad aprire insieme. Qui abbiamo dei pantaloni, raga, che sono davvero curioso di provare. Se c'è un pantalone che io non ho mai provato, questo è il cargo. E obiettivamente, questo qui non è proprio un cargo classico, è un cargo un pochettino più strano. Però, raga, sono proprio curioso di vedere com'è, no? Cioè, potrebbero o far schifo o spaccare. E, raga, onesto non sono male. Ah, ma buoni, raga. Se io faccio così, raga, c'è lo slot per la cintura. Ah, no, non è uno slot per la cintura. Questa è la maglia che uso come pigiama. Ho comprato un botto di tempo fa, raga, è una maglia che costa un botto di soldi. Il problema è che mi sono accorto che non l'avrei messa da nessun'altra parte tranne che nel letto, e quindi è diventato il mio pigiamino. Questo invece è il maglione più figo che ho, raga. Mi piace un macello e lo uso specialmente in discoteca. Sì, in discoteca. Oh, ma questa, raga, questa è davvero figa, Allora, vi faccio vedere due cose. Prima di tutto, outfit discoteca 2022. Per tutto il 2022 sono andato praticamente con questa giacca e i pantaloni, che mo vi faccio vedere completi, raga, perché sono fuori di testa. Oh mio Dio, raga, c'ha un odore di chiuso. Orco due, raga, ho spaccato qualcosa. Inizia ad andarmi un pochettino male, onestamente. Oh mio Dio, raga, che stile. Boom, e voilà. L'outfit era praticamente completo, perché la parte più importante sopra era il mio cappello. Io, raga, andavo così in discoteca, ma era fuori di testa. Ah, poi tra l'altro, per il video l'altra volta ho pure comprato una cravatta finta, che ho messo al contrario. Raga, per mettere è fighissima, perché si tira giusto coso. Guardate, tac, giù, e via! Che cavolata! Andiamo ad aprire l'armadio. Oh! Ci sono pantaloni messi completamente a caso. C'è una bandana. Ho avuto il mio periodo bandane. Maglietta nera, felpa nera e... Questa, raga, è una trecciata fuori di testa. Praticamente è una camicia, però è di un materiale molto strano. Io la volevo mettere in discoteca sotto alla giacca, ma poi ho capito che facendo una cosa del genere, diciamo che sembrava un pochettino dell'altra sponda. Ecco, lo dico in maniera molto 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 chiara, dell'altra sponda. Ma, raga, il reparto più figo ovviamente è il reparto giacche. Allora, ci sono dei vestiti trash pure qua. Questa varsity jacket è la giacca che uso praticamente tutti i giorni. È la mia giacca quotidiana, carina. E quindi solitamente la uso non in questo modo, ma in questo modo. Praticamente, raga, la maglietta sempre dentro i pantaloni. Io adoro la maglietta nei pantaloni. La varsity sopra è un semplice pantalone bianco sotto. Ma ovviamente non può mancare il più grande tocco di classe che mi contraddistingue. Le mie fantastiche, sempre sporche, scarpe
A punta, let's go. L'ho messa addirittura per andare in montagna. Poi, come potete ben notare, adoro le varsity jacket. Questa è un'altra, molto più americana, molto più schoolboy edition. Ah, super lercia. Raga, è lerciata dal video della sveglia secchio d'acqua. Adesso la maglietta è un po' lercia, quindi faccio anche abbastanza fatica a inserirla nei pantaloni. E poi sopra, come avevamo detto, una nostra bella varsity stile americana. Let's go. Via, e di base questo qui è il mio stile con la varsity americana sopra, poi ovviamente le scarpe a punta, quelle non possono mancare. OnlyFans fieri? Ma raga, ci sono i pacchi che stanno aspettando una mezz'ora, apriamoli. Ah, non vedo l'ora. Allora, iniziamo con il primo nostro pacco. Ho detto che i vestiti li ho presi da Shane. Ho fatto degli acquisti un po' strani. Non ne avete idea di che cosa ci sia qua dentro. Provate a scriverlo nei commenti, ma non ci azzeccherete mai. I pantaloni sobri. Raga, apriamo un paio di pantaloni sobri una buona volta. Dovrebbero essere dei jeans bianchi. Oh, la qualità non è male, eh. Andiamo a provarli. Oh, la bellezza di avere sempre uno specchio gigante in camera. Tanto ormai siete abituati a vedervi nudo, no? Cioè, dal primo video. Boom! Pantaloncini dritti, molto semplici, molto relaxed fit. Oh, sto male, raga. Non sto male, sono un po' grandi, devo essere onesto. Sono un pochettino grandi, però. Andiamo nel mio atrio segreto dei calzetti, in cui non ci sono più calzetti. Questi qui sono i problemi di quando vivi da solo. Quando vivi da solo, raga, trovare la roba è sempre un disastro. Ci mettiamo la nostra bella scarpina a punta. Voilà. Tra l'altro, raga, queste scarpe le uso talmente tanto che questo laccio si è devastato. Cioè, io con queste scarpe vado pure in discoteca, per dirvi. Ok, questi pantaloni ti danno questo senso di fit rilassato sulla scarpa, che io, raga, vi giuro, adoro. Questi pantaloni che indossavo prima, raga, erano lerci. Ma lerci. Cioè, fatemi capire una cosa, ma proprio devastati, eh. Questi li devo mettere a lavare. Ecco, ripeto, fosse stato leggermente più stretto il pantalone, sarebbe stato proprio perfetto. Però, raga, vedi che mi piace, molto, è molto relaxed. Dai, ci sta. Questa, secondo me, raga, non è male, non è male. L'ho comprata anche questa qui, mi sta per Charmy Shake. No, non l'ho comprata per Charmy Shake. Questa qui è una felpa e basta. Un po' tipo sfera. No, però sta felpa così, raga. No, 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 wait. No, sapete che non mi fa impazzire. Oddio, non è così male. C'ho felpe molto più belle di queste. E dopo ve le farò vedere. Questa la scartiamo. E qui invece ne abbiamo un'altra. Questa già sembra un po' meglio, onesto. Vabbè, obiettivamente è uguale, identica all'altra. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate nei commenti, ma a me non mi fa impazzire. Comunque, la tengo da parte insieme alla bianca. Non è scartata del tutto, ma è un 50 sì, 50 no, dipende un po' dall'angolazione in cui la guardo. Ma sapete quali sono i pantaloni più divertenti che abbia mai comprato? Più che divertenti sono quelli un po' più strani, che sicuramente non vedrete più spesso. E raga, questi pantaloni a me piacciono un cifro. Sono pantaloni a zampa di elefante. Quindi pantaloni che sostanzialmente sopra, vedete, partono normale, magari un po', sono un po' più alti, però sotto finiscono con questa roba che si chiama zampa di elefante, che messa con le scarpe a punta e messo il maglione un minimo elegante all'interno del pantalone, esce il mio outfit discoteca, che mo' vi faccio vedere. Allora, capisco che sia un outfit molto strano e molto particolare, e non a tutti piaccia, lo capisco. E vi ho fatto vedere questi non a caso, ma perché, guardate un pochettino qui, il color crema, che a me, raga, non fa impazzire, più che altro perché è identico al maglione. Maglione color crema, questo qui è color crema, è tutta una bella crema. Ah, ma wait, questi qui però non sono a zampa. Ah, vedi. Allora, buoni tutti, perché mi stanno facendo schifo in questo momento. Più che altro non sono pantaloni eleganti di base, ma proprio bocciati di brutto. Invece questo giubbotto, raga, è un Lewis Hamilton edizione limitata. Cioè, ora praticamente non lo producono più. Avrebbe anche il cappuccio sopra, che però io ho staccato perché non mi faceva impazzire. Ma raga, sto giacchetto di jeans è davvero una figata clamorosa. Mi piace davvero un botto. Ma voi questo l'avevate visto? Beh, direi di sì, perché quando ho aperto l'armadio si vedeva praticamente solo lui. Raga, è fuori di testa. Cioè, vi giuro, questo mi piace. Cioè, mi piace per il meme, non lo indosso mai, eh. Raga, cioè, dovete iscrivervi solo per sto coso, per forza. Oh yes, oh yes, boys. Vabbè, lascia perdere la cintura sotto, sti cavoli. Guardate, raga, che robetta. È carino, l'ho usato solo per fare le miniature del canale di Cap e Cazzo Reaction, canale cui se non siete iscritti dovete correre. Però, raga, ci sta, cioè, per il meme è carino. E ne ho uno identico, però di un altro colore. Oddio, ma aspetta, questo qui con la ghirlanda rosa? Ah, guardate. Ed eccolo qui. È uguale, identico, raga, spiccicato. Proprio identico, solo che è nero ed è un po' più sobrio. Questa invece è la mia giacca da sci. Raga, sta giacca a me piace proprio un botto. Cioè, quando sono andato a sciare e sono tornato, me la son messa tipo per 3 o 4 giorni, perché continuava a piacermi. Ora se la guardo dico, vabbè, sì, però un po' così mettersi una giacca da sci. Questa invece la uso praticamente solo per andare a fare cose importanti o comunque di rappresentanza. Cioè, vedete che proprio è una giacca molto seria. Ecco, per andare a vedere le case a Milano mi sono messo questa. È cambiato giorno e notate qualcosa di diverso.
rosso e ho gli occhi blu. Cap, ma com'è possibile che hai gli occhi blu? Tra poco vi spiego tutto. Tra l'altro guardate che figata è arrivata in camera mia, raga. Boom, raga. Questo computer sembra un acquario, ma ve lo farò vedere in un altro video, quindi iscrivetevi. Sono un po' di giorni che ho iniziato a portare le lenti a contatto. Guardate qui, questo sono io con un occhio marrone e un occhio blu. Sembro tipo quelle persone che hanno l'eterocromia, no? Gli occhi diversi, gli aschi. Invece qui, boom, eccomi tornato con due occhi blu. Ma è arrivato il momento, raga, di aprire il pacco più figo del video. Non vedo l'ora perché sono troppo curioso di quello che c'è qua dentro. Potrebbe essere una scammata unica come una roba super figa. E olè. Allora, ok, so che sembra già molto, molto strano e molto giapponese, il che è proprio quello che ci serviva. Raga, che figata. Qui in casa mia avevo già un qualcosa di tipico giapponese che ora vi faccio vedere. Si tratta proprio di un kimono, solo che praticamente ho perso il pezzo sopra. Eccolo qui, il mio kimono in tutto il suo splendore, raga. Ne sta per arrivare uno, teoricamente 10 volte più figo. Proviamolo. Wop, wop, wop. Là. No. No, no, wait. È troppo corto. No, mi ero dimenticato che le taglie dei kimoni sono due taglie indietro. Cioè, la XL è tipo una M. E io ho avuto il coraggio di prendere una S. No, raga, è tutto sbagliato. È tutto sbagliato. Non doveva essere così. Vabbè, pazienza, ormai non ci posso più fare niente. Ma tra l'altro, qui è arrivata un'altra felpa che potrebbe essere figa. Vediamo un po'. Insomma, incredibile come mi faccia schifo pure questa. Questi pantaloni? Anche questi pantaloni sono un granché, ad essere sincero. Ma nel armadio ho tante altre cose assurde che voi non avete ancora visto. Perciò iscrivetevi al canale per un prossimo episodio.